vera chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Presto, venite, sta bruciando tutto! Clic! Il vigile del fuoco che ha risposto, che non era neanche arrivato a dire VIG al telefono, resta interdetto e dice «Sì, va bene, ma senza indirizzo dove vuole che vada». Prende il numero della persona che ha chiamato e prova a richiamare. Messaggio gratuito, il cliente chiamato è al momento irraggiungibile. E beh, probabilmente ha visto il fuoco, ha cominciato a scappare, sta correndo così velocemente che non può essere raggiunto. Scherzi a parte, benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2019. Attivi nell'emergenza. Oggi parleremo della chiamata di soccorso e dell'importanza di effettuare la chiamata di soccorso in maniera corretta per allertare correttamente i mezzi, farli arrivare nel luogo giusto e poter così dare aiuto a chi ha veramente bisogno. Quando effettuate una chiamata di emergenza, vi risponderà l'operatore del NUE. L'operatore del NUE vi farà alcune domande per poter identificare correttamente la tipologia di emergenza che è in corso e in questo modo allertare gli enti preposti corretti e soprattutto mandarli nel posto giusto. Per questo motivo, quando si fa una chiamata di emergenza, la prima cosa che bisogna fare è cercare di mantenere la calma durante la chiamata, perché bisogna sentire che cosa chiede l'operatore, perché non sta facendo domande stupide l'operatore, sta facendo domande che sono importanti per capire qual è l'emergenza e dove si trova l'emergenza di preciso. Voi sapete dov'è l'emergenza, l'operatore no, quindi l'operatore ha bisogno di sapere dov'è l'emergenza per potervi aiutare. Dopo aver mantenuto la calma, cercate di identificare qual è la tipologia di emergenza, soprattutto se ci sono più emergenze correlate, qual è la più grave, segnalate quella e poi spiegate le emergenze correlate. Se c'è un incidente stradale, ci sono molte persone ferite e c'è una persona che sta bene ma ha bisogno di essere estricata perché è bloccata dentro il veicolo, intanto chiedete l'ambulanza e poi segnalate che c'è una persona che sta bene ma è bloccata nel veicolo, quindi serviranno anche i vigili del fuoco. Ma intanto bisogna specificare che ci sono vari feriti che servono quindi varie ambulanze. Quando si effettua la chiamata è importante dire il proprio nome e cognome, dire dove ci si trova, qual è il luogo dell'emergenza. Se il luogo dell'emergenza è difficile da raggiungere, spiegate bene qual è la situazione, se necessario mettetevi a disposizione degli enti. Dice «la strada è molto scomoda, io aspetterò con la mia macchina nel bivio X, così accompagno i soccorritori esattamente sul posto», già può essere una cosa molto utile e molto importante. Lasciate il vostro numero di telefono dal quale state chiamando, in particolar modo se state chiamando dal cellulare lasciate il numero del cellulare, perché, se necessario, gli enti potrebbero richiamarvi per chiedere maggiori informazioni, per chiedere dei chiarimenti, se necessario per chiedere come raggiungere il posto se ci sono dei problemi. Inoltre, quando chiamate, se mantenete la calma e riuscite a spiegare le cose con calma, riuscirete a spiegare le cose molto velocemente, molto più velocemente che sbraitando molto forte e continuando a chiedere aiuto. In questo modo, continuando a dire «aiuto, c'è il fuoco, aiuto, c'è il fuoco», non farete altro che perdere tempo ulteriore, far perdere tempo ai soccorritori e ritardare l'arrivo dei soccorsi. Per questo è importante mantenere sempre la calma quando si fa una chiamata di emergenza. È importante spiegare la situazione perché, come ripeto, voi siete lì davanti e vedete qual è la situazione, ma chi è al telefono, chi sta rispondendo, chi deve mandare i soccorsi non ha la più pallida idea di qual è la situazione, quindi ha bisogno di conoscere tutto. Più informazioni logistiche sull'emergenza siete in grado di dare, meglio potrà essere gestito l'intervento di soccorso. Quindi ricordate, quando c'è un'emergenza, mantenete la calma, chiamate il 112, chiedete tutto l'aiuto che può essere necessario, fatelo con calma, fatelo senza sbraitare, fatelo senza lasciarvi prendere dal panico, in questo modo potete fornire un aiuto serio, efficace e soprattutto molto veloce. E infine vi ricordo che la chiamata di emergenza è una cosa importante, non ci si deve giocare, ma di questo parleremo nella prossima puntata. Io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2017. Attivi nell'emergenza, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!